È arrivata a Napoli questa mattina in piazza Trieste e Trento la staffetta podistica internazionale non competitiva Peace Run che porta la fiaccola simbolo di pace nel mondo. Il team internazionale di Tedofori, partito a febbraio dal Portogallo, si fermerà a Roma dopo aver attraversato 49 nazioni e percorso 24.000 chilometri. In Campania la corsa della pace è arrivata ieri, il primo appuntamento è stato a Pompei, poi a Napoli oggi per ripartire domani alla volta di Caserta. Ad accogliere i corridori in piazza Plebiscito con il sindaco De Magistris, tantissimi studenti che hanno salutato a festa il passaggio della fiaccola. Questa è la città della pace, come sta scritto anche sullo striscione fuori Palazzo San Giacomo del Comune. Napoli è la città che accoglie dal cuore grande, che fa dei valori della fratellanza e della solidarietà i punti caratterizzanti della storia di Napoli e dell'attuale momento che viviamo. Altri pensano che con le mura, col respingimento e con la guerra si risolvono i problemi, si aggravano solamente. Noi siamo per la pace, per l'accoglienza, per la solidarietà e per l'amore tra le persone che abitano nella nostra città e che decidono di venire nella nostra città. La staffetta ha poi raggiunto Piazza Municipio, dove è stata accolta dalle esibizioni canore e musicali delle scuole del territorio. Napoli è la città d'Europa che ha il più alto numero di giovani. Gli organizzatori erano colpiti dalla partecipazione dei bambini che era molto superiore alle previsioni. Quindi questa è una città che ha nei bambini una grande forza. Non sono il futuro, a mio avviso, sono il presente di questa città. Fondata nel 1987, la Peace Run è una staffetta che si corre ogni anno in oltre 100 nazioni e che ha percorso ad oggi oltre 500.000 chilometri. L'evento nasce per promuovere una cultura di pace tra i popoli e gode del sostegno di autorevoli personalità del mondo istituzionale e religioso.